E allora quelli del tribunale ebraico li minacciarono di nuovo e poi li lasciarono liberi. Sapete che fa Pordeaui? Siamo alle prime avvisaglie, non è ancora finita poi la cosa. Li lasciarono andare liberi perché? Perché non riuscivano a trovare un motivo per punirli. E in galera che se vorrà stare una notte, un giorno intero, più di tanto, avevano anche paura del popolo, tutti infatti ringraziavano ancora Dio per il miracolo che avevano fatto. Sti gente da quattro soldi, gente da niente, normale, senza titoli, senza preparazioni particolari, senza lauree, senza riconoscimenti. L'uomo che era stato miracolosamente guarito aveva già più di 40 anni, era mio inciancolo, mia di lì. Era uno che poteva essere consapevole di quello che gli era successo. E qui c'è un episodio, adesso lo leggiamo. Poi voi mi dite cosa c'è di strano lì dentro. È la preghiera dei primi cristiani. Cosa c'è di particolare che a noi normalmente non viene come la prima cosa che ci capita in mente quando preghiamo, quando abbiamo un problema serio. Pietro e Giovanni furono lasciati liberi, ritornarono dai loro compagni e raccontarono quello che avevano detto i capi dei sacerdoti e del popolo. Tutti ascoltarono, poi si riunirono a pregare Dio con queste parole: «O Dio, tu hai creato il cielo, la terra, il mare e tutto quello che essi contengono. Tu per mezzo dello Spirito Santo hai fatto dire a Davide, nostro padre e tuo servitore, queste parole profetiche». Si tratta dell'inizio del Salmo 2. E voi sapete che il Salmo 2 è una delle due colonne sulle quali si sostiene tutto l'impalcatura dei Salmi, la preghiera pubblica di Israele. Il Salmo 1, la sapienza. Il Salmo 2, il Messia. I due valori di fondo che stanno alla base della preghiera degli ebrei. Perché i pagani si sono agitati con orgoglio? Perché i popoli hanno fatto dei complotti inutili? I re della terra si sono messi in stato di allarme, i capi degli eserciti si sono accordati tra di loro contro il Signore e contro il suo Messia. Qui fanno una lettura nuova di questa preghiera. E davvero, aggiungono i primi cristiani, qui a Gerusalemme Erode e Ponzio Pilato, l'autorità locale e l'autorità imperiale, si sono messi d'accordo con gli stranieri e con il popolo di Israele contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai scelto come Messia. Infatti anche Erode ha condannato Gesù, non solo Ponzio Pilato e i capi dei sacerdoti. Così essi hanno eseguito quello che tu, o Signore, avevi deciso e stabilito. Cioè, nei profeti c'era già dentro. I profeti avevano già parlato del Messia sofferente. Però chi leggeva come profetiche quelle parole? Nessuno in Cusile che avessero saputo, ci avessero fatto attenzione, ne fossero stati consapevoli, si sarebbero forse comportati in modo diverso. Ma ora, o Signore, guarda come ci minacciano e concedi a noi tuoi servi di poter annunziare la tua parola con grande coraggio. Fa vedere la tua potenza e fai in modo che avvengano ancora guarigioni, prodigi e miracoli quando invochiamo Gesù, il tuo santo servo. Appena ebbero finito di pregare, il luogo nel quale erano radunati tremò. Lo Spirito Santo venne su ciascuno di loro e cominciarono ad annunciare la parola di Dio senza paura, con franchezza, senza paura, con coraggio. Quindi questa è la seconda Pentecoste sugli Apostoli. Meno famosa della prima, però reale tale quale la prima. Dov'è il nuovo in questa mezza paginetta? Dov'è il nuovo che si rivela nella storia degli Apostoli, nella storia della Chiesa, e che dovrebbe guidare spesso e volentieri anche le nostre preghiere? Scegliamo una frasettina. Per me questa, ma ora il Signore parla, concedi a noi i tuoi servi di poter annunziare la tua parola con grande coraggio, ci rendi responsabili. Notate, non chiedono fagli cambiare testa, fagli capire che stanno sbagliando, fa in modo che noi abbiamo la vita facile, che possiamo testimoniare a Cristo senza problemi, senza difficoltà, senza che nessuno ci metta i bastoni tra le ruote. Risolvici il problema. No? Dacci il coraggio di affrontarlo. Il problema c'è. Non ti chiediamo di toglierlo. Dacci il coraggio di starci dentro in piedi. È proprio quello che chiediamo quando qualcosa di pesante ci soffoca nella vita.
Se lo facciamo, la preghiera è nella linea giusta. Se non ci viene neanche in mente, se non ci viene neanche in mente, però non è la preghiera migliore che esce fuori, è vero o no? È nei momenti proprio da farla diventare nostra, in modo il più riusciamo a farla diventare nostra, e più oltretutto la preghiera ci rafforza davvero, cioè ci mette in sintonia con lo spirito. Però non si nota subito. Ah beh, figliola, ci sarebbe la bacchetta magica che funziona. Anche perché voi sapete che in fondo cos'è che Dio vuole da noi? Dio e l'uomo. Cos'è che Dio vuole da noi? Quando entra in relazione con noi, vuole instaurare una relazione. Ma la relazione è come un canale che parte da una parte, arriva all'altra e da qui può andare su. Solo che la relazione con Dio, per noi, non è semplicemente un canale con un tubo libero per cui l'aria, la corrente o il messaggio può andare da una parte o dall'altra tranquillamente. La gran robinecchia, notate, non c'è qui. Non è che Dio un po' vuole e un po' non vuole, un po' è disposto, un po' non è disposto. Lui è sempre pronto. Siamo noi che abbiamo un rubinetto dal nostro capo del tubo. Se io il rubinetto lo tengo aperto, la relazione va su e giù. Può arrivare il suo, e può partire da qui la risposta. Cessare, l'unica finché. Ma io resto vuoto. Perché? Perché non è, gli impedisco di... Noi possiamo impedirgli di arrivare a noi. Bravo, occorre quello. Quindi ricordarci che è importante è tirare via il più possibile. È il più possibile. Che Robinella, o per lui tenerlo aperto il più possibile, tira via da tutta Robinella, se la cinesca è un po' difficile, però tenerlo aperto, quello almeno spifero, perché può tenere una sventolina, vero o no? Subito dopo c'è quel particolare che parla della vita della prima comunità cristiana, l'abbiamo già visto.